Ciao, benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò vedere come realizzare un dolce super goloso che si prepara in pochissimo tempo con il Nesquik. Credetemi, è una vera e propria delizia. Iniziamo subito. Trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Prendete una pentola. Versate 600 ml di soia o di latte. Io utilizzo la soia. 100 g di Nesquik. Amalgamate bene il tutto. Se volete potete lavorare il tutto prima in una ciotola e poi versarlo nella vostra pentola se vi viene meglio. Un cucchiaio di zucchero bianco. Amalgamate bene il tutto. Un altro cucchiaio di zucchero bianco, ne utilizzo due. 3 cucchiai di amido di mais. Amalgamate bene il tutto. Per gli amanti del Nesquik, questo dolce è perfetto. Bene, a questo punto possiamo passare ai fornelli. Mi raccomando, amalgamate e mescolate di continuo. Io utilizzo una fiamma media, non né troppo bassa e né troppo alta. Quando il nostro composto arriva a ebollizione, bastano davvero pochi minuti ed è pronto. Il nostro composto comincia ad addensarsi, è quasi arrivato ad ebollizione. È arrivato ad ebollizione, quindi ancora qualche minuto, davvero pochissimo, e il nostro composto è pronto. Dovete ottenere una consistenza più densa e cremosa, ma non deve essere cremosissima come il budino. Sono passati circa 4-5 minuti dall'ebollizione, quindi posso spegnere la fiamma. Questa è la consistenza che dovete ottenere. Come vedete, è più densa, ma allo stesso tempo cremosa. Per questa ricetta utilizzo i nostri bicchieri, quindi metto un po' d'acqua, poi passo l'acqua da un bicchiere all'altro, l'acqua che poi resta nell'ultimo bicchiere la posso buttare. Adesso posso versare il composto nei miei bicchieri. A questo punto posso coprire con la pellicola i miei bicchieri. Una volta coperti i nostri bicchieri con la pellicola, li mettiamo in frigo e li facciamo riposare fino a che non si rassoda il nostro composto. Dopo 2 orette riprendete i vostri bicchieri dal frigo. In un piatto versate un po' di farina di cocco. Prendiamo un bicchiere e come vedete semplicemente viene fuori il nostro dolce. È un dolce bello gelatinoso, guardate, è davvero bellissimo. Taglio il dolce a metà e metto anche qua la farina di cocco. Ragazzi, guardate, è fantastico! E fate così per il resto dei vostri bicchieri. Se volete, potete servire il vostro dolce così, senza tagliarlo. Guardate che bello! Tenete il vostro dolce 2 o 3 ore in frigo,
Molto dipende dal vostro frigo fino a che voi vedete che avete ottenuto un composto bello sodo. Andiamo a vedere il nostro dolce più da vicino. Guardate che bellezza! È buonissimo! Buonissimo! Che dirvi, ragazzi? Io spero che il video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi. Perché ci sono in arrivo tantissime video ricette super golose e tantissime altre ricette troverete sul mio canale. Guardate come trema! Perché è bello sbrodoloso, è buonissimo! Io nel frattempo assaggio. Ragazzi, è davvero super goloso! Quindi se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come ricette golose di Cartisia. Se provate questo dolce mi raccomando lasciatemi un commento e se volete anche un bel like. Niente ragazzi, io il dolce l'ho mangiato tutto, con questo vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!